ecco di nuovo un video di prodotti promossi e bocciati. Non farò il solito svuota la spesa, ma l'insieme di tutti i prodotti che io ho acquistato in questi giorni vi ho fatto vedere e adesso ve li recensisco uno a uno. Cominciamo dal primo prodotto che io vi dico assolutamente no, ed è un diffusore di profumo per ambienti. Questo l'ho acquistato da Lidl, è un profumo sapore di vaniglia e assolutamente lo boccio, non mi piace. Un prodotto invece positivo è il Dexal spray mousse con candeggina. Questo lo utilizzo tantissimo per il mio lavandino infragranite, che è un lavandino molto difficile da pulire, restano sempre tutti i segnetti neri delle taglie e con questo si pulisce alla perfezione. Questo invece è nuovo, è un nuovo prodotto di Lenoir Unstoppable ed è il profumo Sport. Come vedete è una tecnologia antiodori ed è fantastico, toglie tutti i cattivi odori e lascia un profumo meraviglioso. Questo lo vedete nel mio video dove io ho fatto il rimborso gratis e c'era sia questo Lenoir che anche il Dash. È stata l'occasione per poterli comprare, mi sono stati rimborsati entrambi al 100% e sono ottimi. Questo qua con una capsula si fa tutto, è un salvacolore, c'è l'ammorbidente, il sapone, c'è tutto e lascia un profumo meraviglioso, quindi questo unito a questo, biancheria super profumata. Un altro prodotto positivo che ho fatto sempre il provami gratis è un ace sgrassante igienizzante. Questo è adatto per gli alimenti, quindi tutti i contenitori di plastica o le padelle dove c'è il cibo finalmente si può spruzzare e non contiene candeggina e si leva tutto l'unto. Questo è un prodotto vecchio che ho da tanto tempo, che compro sempre perché è un eliminapolvere per pavimenti e inoltre lucida pure i pavimenti, è ottimo, è dell'Emulsio, lo trovo sempre ottimo. Questo l'ho acquistato per caso all'Eurospin, non c'è sempre, ma questa profumazione, guardatela bene, aloe vera e fiori di loto, è fantastica, lascia un profumo nei piatti meravigliosa. Eurospin. Quasar, anche questo invece l'ho preso con il provami gratis. Allora, c'è una promozione in corso in questo momento dove tu compri due prodotti Quasar e te li rimborsano al 100%. Ho sentito molte recensioni su Quasar Vetri e l'ho voluto provare, l'ho testato proprio poco fa ed è veramente buono perché lascia un ottimo profumo e non lascia loni, è sgrassa, devo dire che è ottimo. Io utilizzavo questo che mi trovo molto bene della Lidl, Vetri e Specchi, ma devo dire che anche il Quasar non è male, quindi insomma. Allora, questo invece è un additivo disinfettante per il bucato, questo lo utilizzo da quando c'è il coronavirus e lo metto un tappino ogni lavaggio che faccio e leviamo tutto quello che può essere batterio, eccetera. Ed è ottimo, e questo l'ho comprato all'Eurospin, tutto quello che è a marca Dexal è tutto Eurospin. Andiamo avanti, questo è un altro sapone per lavare in lavatrice, si chiama Elimina Odori e ha un profumo meraviglioso, ve lo straconsiglio. Questo è stato acquistato pure all'Eurospin ed è molto buono. Altro sapone per lavatrice è questo, Omino Bianco Detersivo più igienizzante, questo è pure meraviglioso, ottimo profumo e inoltre c'è anche l'igienizzante con antibatterico che in questo periodo non è male. Andiamo avanti, dei prodotti fantastici che ho provato ultimamente, presi sempre all'Eurospin, ma comunque li potete trovare anche da Ferdico, alla Conad, sono un po' ovunque, sono dei profumi, sono esattamente solo dei profumi, dove si può profumare tutto, dalla casa, la biancheria, decidete voi dove metterla, proprio con il contagocce. Io ho preso questa profumazione Argan, che ve la consiglio, bellissima, e anche questa glicine del Giappone, che non è niente male. E io lo utilizzo spesso nella mia scopa a vapore e quindi quando pulisco a vapore rilascia questo profumo meraviglioso. Andiamo a un altro prodotto super positivo, si chiama Dexal ed è uno scioglimacchie, vi faccio pure la prova. Oggi ho pulito questa spugnetta per il viso che era completamente piena di colore e guardate com'è venuta bella pulita, perfetta.
Andiamo avanti. Questo invece di qua ve lo consiglio perché è un intimo, però un intimo termale, quindi molto delicato, e quando esce l'erogatore produce una mousse, quindi è proprio delicatissimo, profumoso, buonissimo. Infatti, come vedete qua c'è l'etichetta che fa vedere che proprio rilascia questa mousse. Un altro prodotto comprato in questo periodo di coronavirus è lo spray disinfettante. Questo lo sto usando molto perché lo spruzzo nelle scarpe quando torniamo da casa, lo spruzzo nelle mascherine e rilascio pure questo profumo di lavanda, di essenze, che è ottimo. E l'ho acquistato, scusate che non ve l'ho detto, questo l'ho acquistato all'Lidl, ma lo vendono anche nei negozi detersivi. Altro prodotto positivo è questo ammorbidente. Questo l'ho acquistato all'Eurospin, è sempre della marca Dexel ed è profumazione con campanula blu e fiori di loto. Io, guarda, ve lo dico, dove c'è fiori di loto compratelo, perché guardate, è un profumo stupendo. Andiamo sempre ai prodotti Eurospin. Questo è invece proprio il classico Marsiglia, proprio il profumo di Marsiglia al 100%, ed è ottimo. Io lo utilizzo per lavare le cose a mano e ci lavo le mascherine, perché è un prodotto molto neutro. Questo invece è un Mastro Lindo, che vi consiglio pure perché è un detergente molto delicato e ha pure una profumazione di Marsiglia, di floreale, ma la cosa proprio fondamentale è che per le superfici delicate, io a casa ho marmo e infatti, come vedete, è indicato sia per il marmo sia per il parquet, insomma tutti i pavimenti più delicati, lascia un'ottima profumazione. Allora, qua vi faccio una carrellata perché guardate quante ne ho presi. Mi sono sbizzarrita con i deodoranti per ambiente. E allora vi dico i bocciati e i promossi. Allora, i bocciati sono assolutamente questo, che non mi piace assolutamente. Vabbè, io considerate che odio tutto quello che fa profumo di talco, e questo lo fa in una maniera esagerata. Quindi a me non piace. L'ho acquistato all'Eurospin, ma non mi piace. Questo invece è un ni. Devo dire che non mi piace tantissimo, è aria di mare, quindi profumo di mare, però un po' troppo intenso per i miei gusti e quindi poi diciamo che è un po' stanca. Mentre quelli che sono veramente, veramente eccezionali sono gli Ambipur, questi pure comprati per ora con la promozione Provami Gratis. E allora vi consiglio questi due profumi, ma soprattutto... Ecco, queste due profumazioni sono ottime. Questo si chiama Elegante e questo si chiama Fiori di Vaniglia. Io quello che vi straconsiglio è questo. Questo, ragazzi, è meraviglioso. Lascia un profumo per casa. Infatti è anche Eleanor, vedete? C'è proprio la profumazione dell'ammorbidente, si sente. Bellissimo, veramente bello. Allora, poi, che cos'altro vi faccio vedere? Vi faccio vedere questi sacchetti. Allora, questi sono dei sacchi da bidone, quindi quelli grandi, che ho preso all'Eurospin e ve li straconsiglio perché, ragazzi, sono extra resistenti. Io avevo sempre il problema che mi gocciolava tutto e con questo non gocciola niente, sono veramente buoni, 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 buoni. Allora, questi prodotti invece sono prodotti no, non mi piacciono. Questo sempre preso all'Eurospin, un classico super bianco che diciamo, aprendo il tappo fa un buon profumo, però quando poi vado a fare il lavaggio, e la stessa cosa potrei dire anche di questo Aloe Muschio Bianco, aprendo il tappo fanno un buon profumo, ma quando lo metto in lavatrice esco i vestiti e non sembrano lavati, profumo non ce n'è, quindi bocciati. Questo invece è il sapone per lavare a terra della Lisoform, questo invece ve lo consiglio. Questa è una freschezza alpina, ma lascia un profumo ma così bello. E ovviamente questo è per un disinfettante, quindi sempre periodo coronavirus, 99,9% di batteri tolti, quindi va sempre bene. Andiamo ai capelli. Allora, abbiamo acquistato una buona parte di linea Pantene,
di là poi ci saranno altre cose. Comunque in questo momento vi faccio vedere lo shampoo Ricci Perfetti, perché noi in famiglia abbiamo tutti i capelli ricci e finalmente abbiamo trovato il nostro shampoo, quello che ci rende i capelli proprio naturali, ricci, bellissimi. Infatti questa schiuma, come vedete, c'è scritto ama le tue onde, perché proprio libera le onde con movimento, quindi le rende proprio naturali, bellissime, molto leggere. C'è scritto non effetto cartone, ed è la verità, perché solitamente la schiuma dà questo effetto, no? Che fa diventare i capelli duri duri, invece questa no, li lascia veramente morbidi. Allora andiamo a invece tutto quello che è per il bagno doccia. E allora questi due, sì, tutta la vita, proprio sì, tutta la vita, sono meravigliosi. Si esce dal bagno e si sente un profumo inebriante. E l'altro giorno infatti dicevo a mia figlia, ma che profumo ti sei messo? E mia figlia pensava, ma quale profumo ho messo? Quale profumo ho messo? Niente, era stato questo. Indifferente l'uno e l'altro, sono tutti e due buonissimi. Questo è con latte idratante e burro di karité, e questo invece è glicerina naturale. Entrambi ottimi, veramente ottimi. Invece, proprio no, questi della Eurospin, marca Nier. Ho preso anche altre cose Nier e devo dire che è tutto bocciato, non mi piace, non mi piace per niente. Mughetto e fiori bianchi, ma un profumo che non si sente, mentre nemmeno si lava si sente, no, niente, non mi è piaciuto. Questo invece è super positivo, non c'entra niente, ma io la carta igienica ve la devo fare vedere, perché è veramente ottimo, non ho mai trovato una carta igienica così buona. È un 4 veli ed è morbidissima, morbida, morbida, pure profumata, anche se io non sento tanto il profumo, però quello che vi posso dire è che è molto resistente e molto morbida, quindi questa è super super promossa. Allora andiamo dall'altro lato e vi faccio vedere tutto quello che riguarda invece la cura della persona. Anche qui abbiamo tante cose da dire, sempre positive e negative. Allora cominciamo da che cosa? Da che cosa cominciamo? Da qua. Allora abbiamo detto che abbiamo provato lo shampoo, abbiamo provato la schiuma, abbiamo provato anche la maschera, e anche la maschera non è niente male, ragazzi, sempre Ricci Perfetti, perché i capelli ricci è fantastico, ne basta pochissimo, ha una buona apertura, guardate, si chiude bene perfettamente. È un profumo, mamma mia, l'ho aperto, che profumo, proprio bello. Un'altra maschera che ho provato sempre col Provami Gratis della Herbal Essence è questo, vi devo dire che non è neanche molto male, è un po' più corposa, infatti qua ne basta proprio un dito, se qua ne bastava poco qua ancora di meno, perché è molto corposa, si mette esclusivamente nelle punte, e vi devo dire che questa invece è molto estiva, perché ha il profumo del cocco ed è veramente buona, soprattutto perché è 90% di origine naturale, è idratante, devo dire che è molto molto che bel profumo, è molto buona. Quindi queste due maschere ve le consiglio. Andiamo avanti. Allora, un prodotto comprato per caso, sono andata l'altro giorno ad Acqua e Sapone, ho detto alla ragazza mi serve una crema corpo, dice c'è questa in offerta, la prenda e non se ne pentirà, e aveva ragione, ragazzi. Il Dove Petali di Seta è meraviglioso, profumo bellissimo, soprattutto la pelle la rende morbida, morbida, soffice come il culetto di un bambino. Veramente buona. Io ancora, guardate, ho lasciato ancora la carta, è buonissima, poi anche qui ne basta veramente poca e niente, bellissimo profumo. Andiamo alle creme viso. Allora qua abbiamo un promosso e un bocciato. Il bocciato è questo di qua, che l'ho acquistato da Lidl. Allora, bocciato perché non lascia un buon profumo nel viso, non lascia un po' unto, non mi piace, non mi piace. Io che ho la pelle tendente al grasso, devo dire che non mi aiuta assolutamente, e quindi non ve lo consiglio. Mentre questa Nivea, beh, a parte che a me tutto quello che è Nivea mi piace.
quindi la profumazione proprio della Nivea mi piace, quindi è buono per questo. Devo dire che non è molto leggera, anche questa è un bel po' corposa come crema, quindi per il periodo estivo non lo so, non lo consiglio tanto, però per la notte, io lo uso la notte e per la notte va bene. Andiamo a gli abbronzanti. Allora, questi sono tutti e due, sì, questo per i bambini e questo per gli adulti. Questa è protezione 50 più acquistato alla Lidl a 4,99 euro, quindi un prezzo abbastanza accessibile ed è facile, perché con questo erogatore è facilissimo da poter spruzzare i bambini quando vanno correndo per la spiaggia, e ve lo consiglio per questo. Però la mia figlia fa il tempo d'estate, la mattina la spruzzo tutta ed è a posto. E questo invece per noi adulti, che è meraviglioso, infatti come vedete già è finito, perché è un'acqua profumata al cocco, quindi lascia innanzitutto la pelle fresca, profumatissima, e si abbronza come? Io con questa divento nera. E l'unica cosa è che essendo un'acqua solare non ha protezione, quindi siamo attenti, perché se avete bisogno della protezione questa non va bene. Profumo, cocco. Allora, poi abbiamo per il corpo. Allora, per il corpo io vi faccio vedere tre prodotti che sto utilizzando per il momento. A parte il Dove che vi ho fatto vedere, io vi straconsiglio questo. È sempre il Nivea che a me piace, però questo è favoloso per le gambe. Sapete, quando la sera arrivate a casa che vi sentite le gambe appesantite, arrossate, queste sono fantastiche, vi rende veramente le gambe più leggere, poi dice che le tonifica pure, e quindi è meravigliosa. Questa ve la straconsiglio, la compro sempre, quando finisce la ricompro. Questi due prodotti invece vi devo dire, questa non mi è piaciuta, no, a mia figlia sì, ma a me no. È una crema rassodante per il corpo, ha un odore proprio termale, sembrano le terme. È un po' forte, per me non è piacevole al corpo, quindi io la boccio. Questa di qua invece sa il fatto suo, perché è una crema che ha delle microparticelle e quindi favorisce l'eliminazione degli accumuli più resistenti, e devo dire che io la utilizzo da quasi 2 mesetti e devo dire che la pelle è un po' più tonica. Andiamo avanti e mettiamo i deodoranti. Allora, deodoranti sono 1, 2, 3 e 4. Questi sono i deodoranti subito dopo la doccia. Allora, i due bocciati sono questi. Allora, queste profumazioni sono veramente orribili. Zenzero e bergamotto, niente, non mi piace. E questo che cos'è? Mela. L'avevo preso per mia figlia, ma niente, troppo profumo di frutta. Non mi piace per niente. Questi invece sono fantastici. Questo perché è un no gas, quindi da mettere sotto le ascelle tranquillamente, perché non irrita, e quindi, e poi il profumo è un qualcosa di fantastico. Monoi e fresia. Questo è un profumo veramente buono. E questo che io vi straconsiglio, state attenti al tappo, deve essere questo col tappo azzurro, è un zero macchie, quindi lo potete mettere sopra i vestiti tranquillamente perché non macchia niente e vi lascia un profumo di fresco favoloso, quindi questo sì. Come invece profumi per uscire, io vi consiglio questi due, non sono estivi, però sono dei buonissimi profumi che ho testato e che compro sempre. Allora, questo l'ho preso all'erbolaio ed è Osmanthus ed è fantastico, cioè io mi sento, non lo so, in un'altra terra quando mi metto questo profumo, perché è veramente bello, bello. E un altro buon profumo è il Zara Floral, che ultimamente però non si trova, prima si trovava facilmente da Zara, costa 10 euro, è un bottiglione da 100 ml, mentre lo Osmanthus costa intorno ai 28 euro ed è pure 100 ml, però è meraviglioso. E andiamo a quello che riguarda invece il make-up. Allora, io qui ho la mia cassetta degli attrezzi, si può dire, sono tutti i trucchi che utilizzo. E questa è l'acqua miscellare che utilizzo per struccarmi e che mi sto trovando molto bene. Anche qui, come vedete, prodotto Nivea, tutto quello che è Nivea è buono. All'inizio però vi devo dire che pizzicava un po' la pelle, invece poi dopo la seconda volta devo dire che è andata abbastanza bene.
Allora, come trucchi, vabbè, io non ve li sto qui a dire tutti perché ce ne sono veramente tanti, quindi vi vorrei recensire quelli che mi sono trovata bene. Allora, quelli che mi sono trovata veramente bene sono questo correttore della Wacom, questo di qua, color nude dovrebbe essere. È fantastico, questo cancella completamente le occhiaie ed è meraviglioso. Un altro buon prodotto sempre per come correttore è questo di qua della Maybelline, anche questo color nude, e questo è comodo perché ha la spugnettina sopra, guardate che carina, e questa così non, diciamo, non irrita la parte delle occhiaie. E questi sono dei ottimi prodotti per quanto riguarda i correttori. Per quanto riguarda il fondotinta, io per ora sto utilizzando questo dell'Avon, che mi trovo abbastanza bene. Non è, diciamo, il mio preferito è finito, perché io utilizzo solitamente quello della Yves Rocher, però mi è finito e ho comprato questo. È buono, però forse è più per il periodo invernale, perché adesso c'è caldo. E infatti sto usando questo, sempre dell'Avon, è un B&B che c'è anche una protezione solare, e questo va meglio, ne basta pochissimo e copre i leggeri difetti. E poi che dirvi, un'altra cosa che mi trovo veramente bene è questo mascara, che però ho preso in farmacia, la linea Bella Oggi, guardate che bello. È bello grande, lo scovolino, riesce a prendere bene le ciglia, mi trovo molto molto bene con questo. Un altro che mi trovo così bene, però già è finito, era questo della Bioniche. Qualcuno l'ha utilizzato perché è aperto, anche qui però è finito, era pure molto buono. Insomma, io tutti quelli che hanno lo spazzolino grosso preferisco. Infatti avevo preso tempo fa questo della Wacom e non mi sono trovata bene. Questo è un waterproof, quindi potrebbe essere buono per l'estate, però è sottile e quindi per le mie ciglia, che sono invece hanno bisogno di essere un po' più allungate, non va bene. Allora, dopodiché cosa dirvi? Io utilizzo molto le matite della Wacom per gli occhi e mi trovo benissimo, guardate come le riduco. Perché queste sono ottime, sono resistenti, li metto la mattina e mi durano tutto il giorno. Vabbè, è inutile farvi vedere, ce li ho di tutti i colori. Li prendo di tutti i colori perché mi trovo veramente bene. E sempre della Wacom mi trovo molto bene con la terra. E anche con i pennelli, tutti comprati alla Wacom e sono ottimi. Questo per il fondotinta, questo per il correttore. Sono tutti prodotti ottimi. Va bene ragazzi, io mi fermerei qua perché insomma ci sono tante cose, però... Ah, aspetta, un'ultima cosa che vi voglio dire che è pure molto buona sono questi rossetti lucidi, guardate che sono belli, questi resistono veramente tutto il giorno, sono della Yves Rocher, questi sono i colori che io solitamente uso, il rosso o questo porpora, e abbinati a questa matita contorno labbra della Wacom, che è un waterproof, e resistono bene e tutto il giorno lasciano veramente le labbra belle colorate. Basta così, per oggi abbiamo finito, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e basta così, insomma. Spero che vi sia piaciuto questo video e che vi sia servito per degli ottimi consigli. Ciao e alla prossima!